Il Colle dell'Infinito, emblema del classicismo romantico della poetica di Leopardi, prestato allo slancio futurista della musica di Charles Mingus. Si è aperta con un omaggio al leggendario compositore musicista jazz a 101 anni dalla nascita l'edizione 2023 di Lunaria, la rassegna estiva di musicultura organizzata dal Comune di Recanati. Mingus, la storia di un mito, il titolo del primo appuntamento in cui a raccontare l'artista talentuoso, poliedrico e quanto mai attuale è stato il giornalista Gino Castaldo, che ha avuto il privilegio di conoscerlo personalmente. Mingus aveva questa caratteristica, tra le altre, di essere l'uomo dei grandi contrasti. Raramente ho visto nello stesso uomo essere insieme l'innocenza e il furore, cioè la rabbia e la dolcezza. Tra le tante cose, questo è stato Mingus. Un giorno la telefonata inaspettata dei Quinto Rigo, già autori di un disco su Mingus, per proporre a Castaldo di accompagnare con il racconto il loro secondo volume. Abbiamo deciso l'anno scorso, in occasione del centenario della nascita, di riprendere in mano le sue pagine bellissime e estrapolarne qualcun'altra, magari quelle che hanno un po' più quella coloritura blues, spiritual del primo Mingus. Infatti Mingus, per inciso, è stato forse il più abile, il più illuminato nel coniugare le origini della musica jazz afroamericana con un approccio invece assolutamente contemporaneo, se non avanguardistico, pioniere del free jazz. Un sodalizio, quello tra i Quinto Rigo e Castaldo, che dà voce e musica alla poetica eclettica contaminata sperimentale di Mingus, nella quale si rispecchiano le note del gruppo musicale italiano che fonde jazz, classica, rock e pop. Una serata di emozioni in un contesto esclusivo che per Recanati è forse il biglietto da visita più rappresentativo. Queste sono anche occasioni per dare un'immagine della nostra città ai tanti visitatori che vengono in questo periodo e trovano anche eventi di altissimo livello. Chiuso il concerto tra applausi ed emozioni, è già ora di guardare ai prossimi appuntamenti per l'estate recanatese, grazie anche alla sensibilità di sostenitori che hanno a cuore cultura e territorio. Poi passiamo ad Ardast, che è appunto questo eccentrico, ma direi performer, pianista, musicista di grande valore che sicuramente ci farà ballare tutti, e soprattutto per un pubblico più giovane. E per finire con la PFM, che è senz'altro il gruppo per eccellenza italiano che appunto concluderà questa edizione di Lunaria. Sull'orto del Colle dell'Infinito, che è un posto straordinario, magico, quindi più di questo che cosa si può pretendere? È il massimo.